Questa è Alexa, è lo smart speaker di Amazon e da oggi c'è una grande novità, grazie a un nostro ascoltatore, Nat, che ci ha realizzato con grandissima bravura e grande impegno la skill della nostra trasmissione. Quindi il nostro podcast adesso si può ascoltare anche con gli smart speaker. Già, sempre Nat l'aveva fatto per Google Home, adesso siamo anche su Alexa. Sullo smart speaker Amazon, quindi bisognerà per ascoltare Border Nights in podcast, quindi in differita, scaricare la skill di Border Nights. Dopodiché basterà chiedere: Alexa, apri Border Nights. Borderlands, la notte ai confini. Vuoi iniziare l'ascolto? Sì. Stai E qui pensando al tuo prossimo parte la viaggio? Visita pubblicità, logitravel.it quindi c'è e la prenota il pubblicità, punteggio in quella che Irlanda, mette una delle Spreaker. mete più belle, sorprendenti e naturalistiche di tutta Attendiamo Europa. che Un finisca lo percorso spot. unico che ti avvicinerà all'anima olandese e alla sua storia secolare, Attendiamo da che sempre finisca lo legata alla lotta spot. contro l'acqua. Scopri i suoi romantici paesini, gli idilliaci mulini, le dighe e i meravigliosi progetti di ingegneria idraulica, parchi naturali e i numerosi laghi. Ricorda, Olanda con logitravel.it. E poi parte la puntata. VRN presenta Borderlands, la notte ai confini. Poi se diciamo Alexa, avanti. Alexa, avanti. E qui Stai pensando cambia al tuo prossimo episodio. viaggio? Alexa, Visita stop. logit Stop. Cambia l'episodio e quindi si può ascoltare anche gli episodi precedenti. Quindi una bella novità, visto che si dice che la radio, grazie agli smart speaker, tornerà nelle case, perché la radio di fatto è sparita, la radio, il vecchio apparato radio. Adesso con gli smart speaker la radio e i podcast dunque entrano nelle case. Già erano entrati negli smartphone, nei computer fin dall'inizio, e quindi insomma una bella opportunità in più per ascoltare anche attraverso questo nuovo strumento, in parte inquietante per il controllo vocale e via dicendo. Dall'altra utilizziamo questa tecnologia che comunque c'è e non ci possiamo fare niente per anche ascoltare le cose che più ci piacciono.